Grazie al segretario. Allora, la questione di cui stiamo parlando immagino che sia conosciuta dalla maggior parte di noi perché è uscita alla ribalta delle cronache in questi giorni. La Aboca è un'azienda molto conosciuta in Toscana e in tutta Italia per la qualità dei prodotti, per il tipo di attività che conduce e soprattutto per il grosso impatto dal punto di vista economico che ha sul territorio e sul quale insistono i 1.000 ettari coltivati e anche il centro di lavorazione dei prodotti. La produzione delle materie prime e la trasformazione sono il risultato del lavoro di 830 dipendenti, quindi si parla di una forza lavoro consistente. E 230 di questi sono stati assunti nell'ultimo anno, quindi questo dà anche un'idea di quella che è la spinta verso l'ingrandimento dell'azienda, che credo e a mio avviso vorrebbe continuare a mantenere in Toscana, se non fosse per una criticità che naturalmente è dirimente per un'azienda come questa, ed è l'impatto dei fitosanitari delle aree circostanti alle coltivazioni dove vengono coltivate le 70 erbe officinali utilizzate da Aboca. Dal punto di vista del nostro gruppo consiliare ci siamo sempre espressi sia a livello regionale che nazionale, ma anche europeo, contro l'utilizzo dei pesticidi, è una questione che abbiamo più volte sollevato ogni volta che abbiamo trattato gli argomenti di agricoltura all'interno di quest'Aula. A maggior ragione la nostra spinta verso l'abolizione dell'utilizzo di qualunque tipo di fitosanitario continua con una maggiore energia perché vediamo che l'impatto che questo può avere, oltre che dal punto di vista ambientale e della salute, che più volte abbiamo ribadito in diverse circostanze, in molte mozioni e proposte di legge, come possiamo vedere, va anche verso lo sviluppo economico in questo caso. Se vogliamo un'agricoltura eccellenza dobbiamo tutelare queste realtà. Se queste realtà si trovano a dover scappare dall'Italia, no, dalla Toscana, andare a chiedere addirittura di andare in Marocco, quindi pensiamo che in Marocco delle volte sentiamo magari apprezzamenti non esattamente favorevoli nei confronti di paesi forse meno sviluppati del nostro sotto certi aspetti, ma per altri sicuramente più sensibili. L'Aboca sta minacciando, se così si può dire, di trasferirsi in Marocco. Un'altra dichiarazione del titolare dell'azienda è stata quella di essere stato inascoltato dai 22 comuni delle zone che sono comprensive dei 1.000 ettari di coltivazione e anche questo è un messaggio serio che arriva dal territorio, cioè un territorio che ha un'azienda di questa consistenza, di questa rilevanza, non ascolta quelle che sono le richieste di un titolare che immagino siano ragionevolissime. Sono circondati dalle coltivazioni del tabacco che richiedono un impiego di fitosanitari molto importante. Questo naturalmente va a detrimento di questa azienda ed è quello che noi vogliamo cercare di evitare. Vogliamo cercare di dare nuova linfa, nuova attività diciamo, a quello che è il lavoro di questa azienda e noi chiediamo un impegno dalla Giunta da questo punto di vista. Abbiamo notizie anche del fatto che l'assessore Remaschi ha già avuto notizia di questo e ha avuto interessamento, quindi immaginiamo che non ci siano problemi da parte sia della maggioranza che delle altre opposizioni, specialmente della Lega che ha raccolto la stessa istanza, a cercare di monitorare da vicino intanto la situazione, vista la necessità della tutela dei posti di lavoro e dell'azienda, e ad aprire una trattativa con Aboca SPA e gli operatori agricoli che sono i fornitori della stessa, le aziende che fanno utilizzo di pesticidi, quindi un tavolo di lavoro per cercare di valutare la situazione in maniera più dettagliata possibile e definire soluzioni in tempi molto rapidi e a mettere in atto altre iniziative per garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di utilizzo di agenti chimici. Ricordiamo che l'Aboca nel rispetto della coltivazione biologica rispetta tutte le normative a livello europeo, questo ha dei costi rilevanti che evidentemente anche le altre aziende non affrontano utilizzando fitosanitari invece per la loro attività. Bene, riteniamo che una realtà virtuosa come quella dell'Aboca meriti assolutamente la stessa attenzione che altre aziende sul territorio toscano hanno avuto, cioè un tavolo di lavoro dove si riesca a concertare quella che è l'attività migliore sul territorio per mantenere questa azienda, per mantenere la produttività di questa azienda, senza per questo andare a detrimento delle aziende agricole che operano nei dintorni. Un tavolo di concertazione è per noi lo strumento più indicato e auspichiamo che la Giunta si prenda questo impegno.